Ciao, mi chiamo Sophie e fino a qualche mese fa vivevo a Hong Kong, una metropoli di 7 milioni di abitanti. Mi sono sposata con Max, un italiano che ho conosciuto 3 anni fa mentre girava un documentario proprio qui a Hong Kong, e dopo il matrimonio, via, sono partita per l'Italia. È tutto così diverso qui. Per questo ho capito che devo viaggiare un po' per conoscere la mia nuova terra. Una mia amica, per lavoro, conosce un sacco di bei posti e così ogni weekend partiamo alla scoperta dei paesi del Friuli Venezia Giulia, divertendoci tra l'altro un mondo. Una cosa importante, questa non è la mia voce. Così la mia amica mi presterà la sua voce. Che bello! Io sono cresciuta a Manga e sapere che c'è un posto che dedica ai fumetti un'intera festa per me è fantastico! Da una decina di anni esiste una manifestazione chiamata Fumettopoli, quindi, come dice la mia amica, gambe in spalla! Scopro subito che Fiume Veneto sorge su un fiume chiamato Fiume. Con l'aiuto della Protezione Civile ho la possibilità di navigare questa antica via di comunicazione. Fino al 1800 c'era il paese di Fiume di qua e Fiume di là. In tempi più recenti li hanno chiamati Fiume Piccolo e Fiume Grande. Che fantasia, eh? Il borgo di Fiume Piccolo esiste ancora, con le sue caratteristiche costruzioni risalenti al 1500. E la chiesetta della Madonna Addolorata, con la statua in legno di San Giovanni Naponucemo, protettore delle acque. Ma forse tutto ebbe inizio qui, dove in età longobarda c'era un mulino, l'isola della Mulinaressa. Nel 1885 venne costruito un cotonificio che operò fino a qualche decennio fa. Durante la Seconda Guerra Mondiale, per un breve periodo, si sono costruiti pezzi di siluro per il silurificio di Fiume d'Istria. Proprio per evitare i continui disguidi alla corrispondenza tra Fiume d'Istria e questa Fiume, nel 1911 il Ministero delle Poste decide di chiamare il paese Fiume di Pordenone. Di chiamarsi di Pordenone non se ne parla proprio e dalla fine i cittadini hanno optato per Fiume Veneto. Il paese è carinissimo, molto ordinato, simbolo di una popolazione operosa, ma mi raccontano che il primo trattore è arrivato solo nel 1927. Fu il comune ad acquistarlo e a darlo in prestito ai contadini che ne facevano richiesta. Ne trovo uno uguale in un museo privato. La famiglia Moro l'ha realizzato in anni e anni di ricerche nei mercatini e vi devo dire che ho visto delle cose incredibili, dal primo esempio di girello ad un'invenzione certamente più antica che aveva lo stesso scopo, insegnare a fare i primi passi. E poi questo, lo snocciolo a olive. Villa Bice e l'asilo comunale. Non male iniziare le scuole in questo posticino, eh? Nel 1949 la dimora sarebbe dovuta passare in eredità alla primogenita del conte Ricchieri, ma pare che il padre abbia preferito donare tutto al comune perché la figlia, orrore, aveva sposato un comunista. Altro personaggio particolare fu Elia Antonio Liut. Ai primi del Novecento batté il record di velocità aerea, raggiungendo i
260 km l'ora, una follia per l'epoca. Fu il primo uomo a volare sopra le Ande dell'Ecuador, portando la prima posta aerea del paese. Per gli ecuadoregni è un eroe, tanto che l'aeroporto internazionale di Quino porta il suo nome. Ebbe una vita avventurosa. Oltre ad altre pazzesche imprese aeree, sposò una ricchissima signora, divenne un facoltoso proprietario terriero, aprì una fabbrica di pomodori in scatola e alla fine dilapidò tutto al gioco. Parlando del Sud America, vengo a sapere che la nostra guida, il signor Renzo, ha una collezione unica. Maschere tribali! Ce ne sono alcune davvero paurose! Le ha raccolte durante i suoi viaggi attorno al mondo. È appena tornato dalla Patagonia. Un ottantenne davvero super! Andiamo a Piscincanna, dove si trova il luogo di culto più antico di tutto il territorio di Fiume Veneto. La pieve dedicata a San Michele Arcangelo. Ve l'avevo detto che era antica. Gli affreschi sono della fine del 1100. Piscincanna è l'unica frazione in cui si parla friulano. Nelle altre si usa il dialetto veneto. E me lo conferma pure il signor Camillo, unico abitante di Borgo Marzinis, nonché custode della chiesetta di San Girolamo. Ci sono affreschi del 1400-1500, ne sono certa perché qui c'è la data. Di proprietà dei conti Pancera, una volta qui ci vivevano quasi 300 persone. Erano le famiglie dei contadini che lavoravano le terre di questa immensa proprietà. Oltre alla chiesa c'era pure la scuola. Dipinti dell'XI-XII secolo, li trovo anche nella chiesetta di Santa Maria della Tavella, costruita con i resti di un tempio pagano. Ma è la chiesa di San Giacomo a Praturlone che mi fa rimanere senza parole. Fu edificata dai conti di Porcia nel 1400 per una grazia ricevuta. I dipinti per anni sono rimasti nascosti. C'era stata la peste e l'unico modo per sterilizzare le pareti era buttarci calceviva. Avrei voluto vedere le facce dei restauratori quando si sono trovati dietro anonime pareti bianche tutto questo splendore. Una fermata a bannia ed obbligo, perché c'è una segheria che usa tuttora le macchine originali del vecchio mulino. La borgata è da sempre chiamata Maglio per via appunto del mulino, che poi, mi spiegano, era il luogo principale di incontro degli abitanti. Mentre il mulino di Bannia fatica ancora, un altro mulino si è rifatto il trucco ed è diventato uno splendido hotel a 4 stelle. Gli ingranaggi, totalmente restaurati, ora sono come nuovi. Un posticino niente male per un weekend romantico. Quasi quasi rimango qui, ma non posso. Sono qui per i fumetti, ricordate? Allora andiamo a conoscere questa bella iniziativa che si svolge a fine settembre, Fiumettopoli. Ci sono incontri con gli autori, mostre, laboratori con gli illustratori e gli appassionati possono acquistare al mercatino copie rare di fumetti di ogni genere.